ben oltre l'inizio della sessione regolare, che sarebbe stato circa 20 minuti fa. Quindi buongiorno a tutti. Questa è la sessione in cui presenteremo una serie di contributi scientifici degli autori che abbiamo già qui. Io sono Patrizia Ghislandi, farò interventi minimi come presidente della sessione per non rubare tempo a quello che dicono i relatori. L'idea è quella di dare 20 minuti al keynote che apre la nostra sessione e poi un quarto d'ora a tutti gli altri relatori. Saremo inflessibili sul tempo, così ci stiamo, non andiamo troppo in là. Contiamo di arrivare alla 1:10 mangiando 10 minuti perché siamo partiti molto in ritardo e se possibile lasciando anche 10 minuti per le domande finali. Però ogni intervento nel suo quarto d'ora, se vuole, lascia del tempo per 2-3 domande come voi volete. Allora, la prima persona che apre la nostra sessione è Laura Messina, che è ordinario di pedagogia sperimentale all'Università di Padova. Prego. Grazie. Grazie, buongiorno. Allora, il contributo che noi abbiamo pensato di proporre a EMEM l'avevamo intitolato Dimensioni determinanti per integrare le tecnologie nella progettazione didattica. Questo lavoro è stato rivisto e valutato da 3 revisori e uno dei revisori ha segnalato che forse questo titolo era un po' vago e in effetti lo è, per cui qui in sotto abbiamo indicato un titolo che potrebbe essere più indicativo di ciò che effettivamente presentiamo. Progettare la didattica integrando le tecnologie, e la ricerca che presentiamo è una ricerca su due dimensioni, le capacità d'uso delle tecnologie e le opinioni degli studenti in merito agli elementi della progettazione didattica che abbiamo indagato con studenti in formazione iniziale. È una parte di una ricerca che stiamo, di un progetto di ricerca che stiamo svolgendo insieme alla collega Marina De Rossi, che non vedo ma dovrebbe essere qua, che è docente di metodologie didattiche, con Sara Tabone, che è una mia, tra virgolette, PhD momentaneamente emigrata in Germania, e con Piero Tonegato, che è colonna portante del nostro corso di laurea, tutor organizzatore. Allora, quello che presentiamo oggi è un pezzetto di questa ricerca, una parte di questa ricerca. Allora, io vorrei tentare di suddividere interventi in questo modo: uno sguardo d'insieme sul contesto in cui ci muoviamo, anche il contesto teorico, brevemente la ricerca, e se ci riuscissi porre poi alla fine dei problemi che sono secondo me sostanziali e che sono poi potrebbero anche portare più addentro al perché ci stiamo occupando di questo progetto di ricerca. Allora, l'ambito in cui ci muoviamo è quello della formazione iniziale degli insegnanti di scienza della formazione primaria. L'ambito specifico è un insegnamento integrato, che è l'insegnamento integrato di metodologie didattiche e tecnologie per la didattica, moduli teorici di 4 crediti formativi ciascuno, metodologie con 2 laboratori da 1 credito formativo ciascuno, tecnologie per la didattica, insegnamento da me tenuto, metodologie tenuto dalla collega De Rossi, tecnologie, 4 crediti formativi più un laboratorio. E il problema che ci siamo posti quando abbiamo affrontato insieme questo insegnamento è come integrare tecnologie nella didattica e che senso dare a questo termine. Lo sfondo teorico circoscritto, evidentemente i modelli sono diversi, ma lo sfondo teorico circoscritto su cui ci muoviamo è quello del TPCK, Technological Pedagogical Content Knowledge, cui abbiamo accostato la proposta teorica di Harris e Hofer sulle Learning Activity Types e la prospettiva di Cope e Calanzis, non perché siano ospiti qua oggi, ma per questo lo facciamo da anni, sulla multimodalità.
modelli teorici che noi stiamo cercando di rendere operativi lavorando sulla progettazione didattica con un obiettivo specifico che è quello di arrivare a una procedura integrata di progettazione didattica. L'ambito del TPACK evidentemente è diventato ormai un settore di ricerca, come mostra l'ultimo libro di Angele Balanides pubblicato alla Springer, che inquadra effettivamente questo nuovo campo di ricerca. E in questo nuovo campo di ricerca direi che sono sostanzialmente due i modelli che fungono da riferimento, quello di Mischer e Keller e quello di Angele Balanides. Sono due modelli che hanno visto la luce originariamente intorno al 2005, uno più famoso, quello di Mischer e Keller, perché è collocato negli Stati Uniti, l'altro meno noto perché è collocato a Cipro. Di fatto questi due modelli partono cioè cercano di modellizzare, di spiegare come può avvenire l'integrazione delle tecnologie nella conoscenza degli insegnanti, a partire dal modello di Shulman del 1986, Pedagogical Content Knowledge, e aggiungendo una nuova forma di conoscenza che è la Technological Knowledge, e modellizzando, cercando di spiegare come avviene l'integrazione tra i tre nuclei base di conoscenza dell'insegnante: la conoscenza dei contenuti, cioè la conoscenza dei contenuti disciplinari, la conoscenza pedagogico-didattica e la conoscenza tecnologica, con i vari incroci che poi portano nel modello di Mischer e Keller all'elaborazione di questa nuova forma di conoscenza che è la Technological, Pedagogical and Content Knowledge. E questo è un modello integrativo, cioè spiega come avviene l'integrazione delle forme di conoscenza di base. È riferito a tutte le tecnologie, dal gesso alla lavagna interattiva multimediale, mentre il modello di Angele Balanides è un modello che vorrebbe essere trasformativo, cioè spiegare come si trasforma la conoscenza degli insegnanti a partire sempre dalle forme di conoscenza di base, pedagogico-didattica, tecnologica e dei contenuti disciplinari, aggiungendo un ulteriore dominio di conoscenza che dovrebbe portare a questa trasformazione che riguarda la conoscenza degli studenti e considerando il contesto come altro blocco di conoscenza che invece nel modello di Mischer e Keller è un po' diffuso e racchiude tutte le forme di conoscenza. Allora, questi sono due modelli teorici che possono servire a spiegare o l'integrazione o la trasformazione della conoscenza degli insegnanti. Da un punto di vista operativo, come si procede? Allora, una delle proposte, secondo noi più interessanti, è quella fatta da Harris e Hofer. Harris e Hofer sono due studiosi che lavorano con Mischer e Keller, in collegamento con Mischer e Keller, che hanno effettivamente proposto che per arrivare effettivamente a costruire questa conoscenza integrata o trasformativa degli insegnanti bisognerebbe passare attraverso la progettazione didattica come luogo in cui si possono operazionalizzare i saperi, mettere in opera i saperi, rendere concreti i saperi. E Harris e Hofer individuano come nucleo centrale della progettazione didattica le learning activity, cioè le attività che effettivamente gli studenti fanno quando affrontano un contenuto di conoscenza attraverso determinate tecnologie. Che cosa c'è di interessante in questa proposta, secondo noi? Prima di tutto il fatto che evidenzi un aspetto abbastanza trascurato, che è quello di andare a specificare le attività di apprendimento che effettivamente gli studenti fanno. Leggono, scrivono, guardano, ascoltano o qualsiasi altra cosa. Il secondo aspetto interessante è che mettono in evidenza come le attività siano inscindibilmente connesse con le forme di conoscenza che si sviluppano
da un punto di vista psicologico. Vale a dire, lo studente legge, scrive, ascolta, ma che cosa fa? Accumula conoscenza? Costruisce conoscenza? Esprime conoscenza? Che tipo di conoscenza è? È una conoscenza convergente? È una conoscenza divergente? È una conoscenza partecipativa? A questo noi ci accostiamo la proposta di Harris e Hoffer sulla multimodalità, perché evidentemente le forme di conoscenza non sono scindibili dalle modalità di rappresentazione della conoscenza, cioè dalle modalità di rappresentazione del significato con cui la conoscenza si costruisce. D'accordo? Allora, tenendo conto di questi microdetti aspetti teorici di riferimento, quello su cui noi abbiamo lavorato è un'aspirazione di modello che possa servire a specificare tutti gli elementi fondamentali della progettazione didattica che gli insegnanti in formazione dovrebbero riuscire a contemplare congiuntamente quando progettano un'unità di apprendimento. Congiuntamente cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, nella proposta di Harris e Hoffer c'è scritto che o loro sostengono che prima gli insegnanti definiscono gli obiettivi eccetera e tutti gli altri elementi della progettazione, poi passano a considerare le forme di attività e i tipi di attività e le forme di conoscenza. Quello che noi pensiamo è che gli insegnanti dovrebbero riuscire a tenere a mente contemporaneamente tutti gli elementi della progettazione didattica, andando a girovagare dall'uno all'altro in modo tale che ci sia una coerenza tra i vari elementi. Allora, in grigio qua ci sono gli elementi classici della progettazione didattica, il contesto, i traguardi, i tempi, i contenuti, gli argomenti. In verde abbiamo indicato gli elementi innovativi della progettazione, cioè le tecnologie, i tipi di attività Harris e Hoffer, le forme di conoscenza Harris e Hoffer, la multimodalità Kopecka-Lanzis, e in rosellino abbiamo indicato un gruppo, un sottogruppo di variabili che solitamente poco si tiene presente, che abbiamo chiamato di evidenziazione dell'implicito, che riguarda le metodologie didattiche, ma riguarda le metodologie didattiche nelle loro articolazioni, cioè quando si progetta, che modello si sceglie, che metodi, che format, che tecniche, che strategie, cioè con l'esplicitazione di tutti questi aspetti. Questo perché? Questo perché dalle ricerche, anche dalle ricerche che noi abbiamo fatto, ma dalla letteratura di riferimento, emerge che la preparazione degli insegnanti presenta qualche difficoltà non solo nell'integrazione delle tecnologie nella didattica, ma presenta delle difficoltà anche abbastanza significative da un punto di vista metodologico didattico. E allora, se si tratta di integrare le tecnologie, non si può pensare soltanto alle tecnologie, ma bisogna pensare alle tecnologie inserite nel contesto concettuale, nella cornice concettuale, nella procedura concettuale della progettazione didattica in tutti i suoi elementi. D'accordo? Bene, ciò posto, la ricerca specifica, ci torniamo dopo, la ricerca specifica che noi abbiamo fatto è stata in questo caso che presentiamo qua, riguarda l'indagine su due dimensioni, cioè le capacità d'uso delle tecnologie, che è presupposto indispensabile per integrare le tecnologie, e le opinioni sugli elementi e la progettazione didattica che vi ho fatto vedere prima, e che noi presentiamo agli studenti in uno schema che è uno schema lineare, che non può essere utilizzato in verticale, ma deve essere utilizzato in orizzontale, che qui è che qui è ripartito in tre parti per questioni grafiche di impaginazione, ma che dovete immaginare dall'1 all'11, dove nel primo modulo di metodologie e nel laboratorio si trattano gli aspetti teorici e si mettono in pratica poi gli aspetti teorici in laboratorio relativamente alla tabella 1 e alla tabella 2. Nel modulo di tecnologie si trattano gli aspetti teorici e poi si mettono in opera nel laboratorio gli elementi contenuti nella tabella 3.
Allora, dimensioni indagate, capacità d'uso e valore attribuito agli elementi della progettazione didattica. L'abbiamo fatta questa ricerca con 96 studenti che hanno frequentato l'intero insegnamento di metodologia didattica e tecnologia della didattica. Ci siamo serviti di un questionario con la solita prima sezione relativa agli aspetti demografici, seconda sezione sulle capacità d'uso e terza sezione sulle opinioni con le solite scale che noi conosciamo tutti abbastanza bene. Il questionario è stato autocompilato agli studenti via web, in piattaforma Moodle, è stato somministrato all'inizio e alla fine dell'insegnamento. L'intervento, tra virgolette, perché intervento non è, nel senso che abbiamo semplicemente svolto l'insegnamento così come era progettato, è stato costituito dal modulo teorico di metodologie, dai laboratori di metodologie, dal modulo teorico di tecnologie, dai laboratori di tecnologie. Abbiamo analizzato i dati con i sistemi solitamente usati, con un t-test per campioni appaiati per vedere se c'erano modificazioni significative tra l'inizio e la fine dell'insegnamento. Le modificazioni ci sono state, hanno riguardato diversi aspetti della scala 2, cioè capacità d'uso, e hanno riguardato, questa è una scala che noi avevamo già utilizzato in altre ricerche, una scala che avevamo adattato da una ricerca di Giorgina e Osford, e l'avevamo lasciata così com'era. Effettivamente poi la cosa interessante è che questa scala comprende vari aspetti relativi alle tecnologie, ma di fatto quelli significativi sono rilevati proprio le tecnologie su cui abbiamo lavorato, soprattutto nei laboratori. Per quanto riguarda la sezione 3, le opinioni sugli elementi, allora risultano significativi 3 dei 4 elementi innovativi, cioè le tecnologie, le forme di rappresentazione della conoscenza, RS Offer, i tipi di attività in cui gli studenti sono impegnati, RS Offer. Non risultano significativi, non risulta significativo il quarto dei 4 elementi innovativi, e risulta significativo le modalità di verifica e valutazione. Questo può trovare una spiegazione nel fatto che durante i moduli teorici questo è un argomento che viene ampiamente trattato. Gli altri no. Allora, le considerazioni rapide che possiamo fare è che per molti aspetti si sono rilevate variazioni statisticamente significative, presumibilmente dovute alla strutturazione del corso dell'insegnamento. Le medie dei punteggi della scala 2, cioè quella relativa alle capacità d'uso, anche se molti item sono risultati statisticamente significativi come variazione, non sono comunque molto elevati, e questo è un elemento di riflessione. E per alcuni aspetti alla scala 3 non si sono rilevate variazioni significative. Di fatto la prospettiva nostra è quella sicuramente di ripetere l'indagine, anche considerando altre dimensioni che qui non sono considerate. Allora, c'è tutto il filone dei tratti personali degli insegnanti, dalle credenze agli atteggiamenti, eccetera eccetera. Questi sono aspetti che in qualche modo devono essere tenuti in considerazione. Pensiamo che sia inevitabile, non necessario ma inevitabile, affiancare rilevazioni di tipo quantitativo, rilevazioni di tipo qualitativo, perché se noi vogliamo arrivare a definire una procedura integrata di progettazione bisogna che ragioniamo anche con queste persone e andiamo a capire se fanno questi andirivieni, dove si fermano, dove si bloccano, quali sono gli elementi problematici. Altra questione è quella che una ricerca di questo tipo può andare benissimo come formazione generale iniziale, ma è una ricerca che assume significato se riesce anche a dialogare con i disciplinaristi. E qua vengo, come sono? 2 minuti. Allora, qua vengo nei 2 minuti a quello che è il problema che volevo sollevare, che è questo. Uno, io credo che è indispensabile che qualsiasi tipo di ricerca o di lavoro di formazione con gli insegnanti individui dei modelli teorici. Perché dico che è indispensabile? Dico che è indispensabile perché effettivamente dopo i modelli teorici di qualche anno fa che i nostri predecessori ci hanno lasciato, di modelli teorici per la formazione degli insegnanti molto non si trova. E qui mi chiedo come mai
un governo australiano possa coinvolgere 39 istituzioni di istruzione superiore o università a fare la formazione degli insegnanti adottando un unico modello, vale a dire quello di Michel Keller in questo caso, come mai un governo irlandese possa varare, come ha fatto l'anno scorso, un piano corrispondente al piano nazionale scuola digitale varato in Italia, facendo riferimento a un preciso modello teorico e nei nostri documenti ministeriali non si trovi traccia di nessun riferimento a modelli teorici per la formazione degli insegnanti. Noi troviamo spot di azioni, ma senza nessuna cornice teorica. Allora, la prima questione importante secondo me è quella dei modelli teorici. Modelli teorici che non dovrebbero, e mi chiedo, punto interrogativo, i modelli teorici, come si fa a inserirli? È una questione politica certamente, ma non è una questione anche della ricerca. La ricerca questo aspetto lo sta tralasciando da un punto di vista formativo. Noi li proponiamo agli insegnanti i modelli teorici o gli diamo già le indicazioni o le istruzioni per operare scisse o avulse dalle cornici teoriche di riferimento? E questa è la prima questione. La seconda questione è gli insegnanti di scienze della formazione primaria affrontano queste materie, che possono essere tecnologie, metodologie, eccetera, eccetera, durante il loro percorso formativo. Imparano quando fanno didattica generale o quando fanno metodologie didattiche o quando fanno tecnologie della didattica, imparano a progettare. La progettazione è un elemento cardine fondamentale della loro professionalità? Come vivranno la loro vita scolastica? Su che cosa si impernia? Conoscere gli elementi della progettazione potrebbe portare a elaborare questa famosa procedura, io la chiamerei una procedura cognitiva. Una procedura cognitiva che consenta di tenere a mente, di avere a mente questi 11 elementi su cui lavorare e che dovrebbe trovare ulteriore specificazione ai domini disciplinari. Allora, se questo lavoro sulla progettazione didattica e sui modelli teorici della progettazione didattica non va poi a sposarsi con i disciplinaristi, rimane una bella formazione abbastanza affascinante che presumibilmente poi andrà progressivamente affievolendosi se nelle didattiche disciplinari non si lavora sulla base degli stessi presupposti che sono pur sempre i modelli teorici, che non possono essere soltanto modelli teorici normativi ma devono essere anche modelli teorici procedurali. Questo è l'argomento su cui mi piacerebbe condividere una riflessione. Grazie, è un intervento veramente cruciale. Sono contenta che tu abbia tenuto il keynote speech, perché il tema del design, della progettazione didattica e di tutti i modelli teorici che ci stanno dietro, che grazie Laura hai trattato proprio così, con addentrandoti nei problemi principali di questo tema, secondo me è proprio uno dei problemi principali attualmente per la qualità della didattica, non solo nella scuola ma anche nell'università. Ignorato nella scuola e assolutamente ignorato all'università. Quindi grazie veramente, non abbiamo il tempo per le domande adesso perché sono scaduti i 20 minuti, vorrei attenermi ai tempi per non penalizzare l'ultimo relatore, però speriamo di ricavare questi 5-10 minuti alla fine, poi essendoci al di là poi il break, chi vuol fermarsi, forse Laura sarà disposta a rispondere. Quindi adesso chiamiamo il...